Buon salve a tutti quanti. Spero che il titolo del video e le avvertenze pochi secondi fa non vi abbiano fatto prendere paura. Che cos'è Robot Chicken? Nulla che abbia a che fare con i giochi di carte. Non è essi stesso un gioco di carte. È un programma televisivo e devo dirvelo, se lo conoscete avete decisamente dei buoni gusti. Vi farò vedere la sigla, chissà che non vi suoni qualche campanello. Non vi dice niente? Beh, non preoccupatevi, è una serie televisiva solamente americana, quindi è anche giusto che magari non ne abbiate mai sentito parlare o che non la conosciate. Ma che cos'è di preciso Robot Chicken? Beh, prima di scoprire che cos'è Robot Chicken, è meglio che vi dica chi è che se l'ha inventato, chi sono i suoi autori. I nomi Matthew Senrich e Seth Green, vi dicono niente? Nonostante il primo sia praticamente sconosciuto, l'altro, Seth Green, è un nome che dovreste conoscere. Tanto per citare alcune delle cose che ha fatto, ha recitato nel film It, oppure era un personaggio delle prime serie di Buffy, la cacciatrice di vampiri. Come se non bastasse, in America è il doppiatore di Chris Griffin, uno dei personaggi di Family Guy, il cartone animato che noi qui conosciamo come i Griffin. Ciao, papone! Ma cosa si sono inventati questi due? Insomma, cos'è Robot Chicken? È un programma televisivo della durata media di 10 minuti dove si fanno parodie dei telefilm, cartoni animati, dei VIP, comunque della vita quotidiana, per lo più americana, e la cosa interessante è che i personaggi di questo show sono le action figure, i vari pupazzi, i giocattoli con cui noi giocavamo da bambini. Con noi più che altro intendo loro, Seth e Matthew, perché sono giocattoli un po' datati, diciamo, che probabilmente voi non conoscerete. Tra i più famosi ci sono i Men, i G.I. Joe, i Thundercat. Vi faccio vedere un esempio. Ci sarebbero tanti di quei clip che potrei farvi vedere per farvi capire quanto è bello questo show. Però, come vi ho detto prima, è un programma solamente americano e quindi non tutti voi potreste capire, soprattutto al primo colpo, i dialoghi e soprattutto le varie battute. Quindi vi faccio vedere un clip tra i più recenti su Twilight che praticamente non ha parlato, cioè basta leggere due battutine in inglese e dovreste riuscire a capirlo. Allora com'era? Vi ha fatto ridere? Vi ha strappato un mezzo sorriso? Il programma è realizzato in stop motion, che è praticamente una tecnica che consiste nel muovere, fotogramma dopo fotogramma, una minima articolazione del pupazzo,
in modo che poi montando insieme le varie immagini si dia l'impressione che si muova veramente. Ovviamente non si può fare tutto con questa tecnica e molte delle scene sono fatte anche con l'ausilio del computer. La rete televisiva su cui è trasmesso questo show è Adult Swim, che è una succursale di Cartoon Network, se non ho capito male, e comunque fa tutta parte della grande famiglia della Fox. Gli sketch sono veramente infiniti e devo dire la verità, io ne ho trovati veramente pochissimi di brutti. Le cose più interessanti che mi vengono in mente sono, ad esempio, la parodia del film Seven fatta con i puffi, oppure una specie di trailer o resoconto del film Kill Bill, dove il protagonista però non è Uma Thurman, ma è Gesù, e il suo avversario è il Coniglio Pasquale, quindi il film non si chiama più Kill Bill, ma Kill Bunny. La serie poi ridicolizza e mette alla berlina, ad esempio, i vari personaggi dei fumetti come Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Hulk, che ad esempio in un episodio si ritrovano tutti insieme in una casa da reality show, non proprio il Grande Fratello, ma tipo quelli che vedete su MTV, che seguono la vita delle varie star, non so se avete presente. Come dicevo, è un umorismo non come quello a cui siamo abituati, un po' più elaborato, è un po' più satirico, irriverente, si diverte a prendere in giro, spesso anche con figure un po' brutte, un po' macabre, ma se siete estimatori del genere, se apprezzate, sicuramente vi strapperà qualche risata. Vi faccio vedere un altro clip. Hollywood's turned everything from old TV shows to video games to theme park rides into movies. Now they're tackling board games, guaranteeing audiences will be unbored this summer. In a town torn apart by crime, the heroes bite back. You boys sure are hungry. Hungry for justice. Hippo playing pool. I'd like to see that. Fine. I'll break. It's a race. Help! Hippo! It's a chase. So hurry up and feed your face. Hungry, hungry hippos. Praticamente è una parodia del fatto che molti filmmaker americani ormai non sono più che pesci pigliare e trasformano in film tutto quello che gli capita fra le mani. E infatti i ragazzi appunto di Robot Chicken fanno questo trailer del film Hungry Hungry Hippos, giocando anche sul fatto che hungry and angry, cioè arrabbiato e affamato, sono molto simili in inglese. È un gioco di parole extra legato allo sketch. Dove vai se non puoi contare su amici e colleghi? Sicuramente Seth Green non andrebbe molto distante. Infatti, un'altra delle peculiarità di Robot Chicken sono i doppiatori. Spesso personaggi famosi che prestano le voci a personaggi inventati per i loro sketch, ma anche a loro stessi. Spesso, infatti, vediamo, e vedremo in futuro, sketch su Star Wars, perché essendo di quel periodo, Seth e Matthew sono un po' fissati con quei film. E vedremo spesso e volentieri Mark Hamill, l'attore che ha interpretato Luke Skywalker, doppiare se stesso, meglio Luke, all'interno dei vari sketch. Okay, don't let go. Don't let go, Dad. Don't let go. I'm doing it. Dad! Altri personaggi famosi che prestano la loro voce per questo programma sono Masi Oka, Hiro di Heroes, Sarah Michelle Gellar, Buffy dell'omonimo telefilm, oppure
Pat Morita, che è il maestro Miyagi di Karate Kid, di cui spesso faranno parodie. Una, tra l'altro, si lega con la voce di un altro personaggio, Joy Fatone. Fatone, non lo so bene. Che è, per chi non lo sapesse, uno dei cantanti degli NSYNC, che, oltre a prestare la sua voce per dei vari personaggi, ha doppiato se stesso in uno sketch che a me è piaciuto moltissimo, che è Enter the Fatone, the Fat One, anche questo è un gioco di parole. Lui praticamente è Karate Kid perché è l'ultimo membro degli NSYNC che sono stati uccisi da Britney Spears perché... Ma andatevelo a vedere. Enter the Fatone. Fat One. Avete capito? È tutto. Non è tutto, ma non potevo rivelarvi tutte le cose belle di questo programma televisivo. YouTube è sempre disponibile. La serie forse ora è un po' più difficile da trovare, visto che hanno chiuso Mega Video, Mega Upload e tutte quelle cose lì. Che altro posso dire se non, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto al video, sul canale, sul mio canale, sulla pagina di Facebook. Ci vediamo, ma ovviamente vi lascio una piccola chicca da vedere. Oh no, Mario, the bridge, she's closed. But which way should we go? Oh, look at that, we got a flat tire. Look, a repair garage, a pull in there. Mamma mia! Luigi! We got a pimped out ride! We need some coins, Mario! We have no money! Leave it to me! Mario! Are you okay? Oh look, it's a turtle! What are you doing? Oh. You just killed my turtle! Oh my god! I'm so sorry! Hey! What's going on here? Luigi! Let's get out of here! Luigi, it's the princess! Princess, you must come with us! I'll suck your c- for 50 bucks. Princess! Do you accept the coins? Come on, the princess! Who you got to go? No, that's my business! Oh no! I'm a hit! What is this? That's blood, baby. Oh, Mario, we need to find you some mushrooms so you can heal. I know just the guy. This is some really good man. Wow, I feel really good. Look at the pretty colors. And she's it. It's a fun. I feel so funny. Look, there's coins everywhere. I'm a rich. Mario, no. You know, Mario. I think I should drive. Freeze, put your hands in the air. He's got a wrench! Take him down! No! He's marinating in his own ragu! You killed my brother! You sons of a bitches!